Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Prosegue e si inasprisce la lotta dei lavoratori della miniera di Olmedo. L'incontro con l'assessore regionale dell'industria Maria Grazia Piras non ha rasserenato gli animi, visto che da ieri, oltre all'occupazione della miniera, gli operai hanno deciso di occupare anche gli uffici della struttura olmedese. Ora i lavoratori aspettano segnali concreti dalla regione. È stato riparato ieri il vetro della teca che contiene il defibrillatore in largo San Francesco, sulla facciata esterna del Banco di Sardegna. La postazione salvavita, donata alla città dalla famiglia Sant'Andrea e dall'associazione di volontariato Insieme per la Vita, era stata danneggiata dai ignoti vandali all'inizio della settimana. Vedremo se le telecamere presenti in zona daranno un volto a questi vandali. E questa mattina negli uffici comunali di Piazza Porta Terra è stato presentato Social Innovation Alghero, progetto di collaborazione tra la Consulta Giovani Alghero e Remundu, con il contributo e il patrocinio del Comune di Alghero. Il progetto vuole favorire la creazione di imprese, associazioni, gruppi di lavoro capaci di creare valore economico ma anche sociale. Hanno partecipato alla presentazione il sindaco Mario Bruno, il segretario generale della Fondazione di Sardegna Carlo Mannoni e i referenti della Consulta Giovani e di Remundu. Domani, per l'apertura ufficiale dell'anno scolastico, l'assessore regionale della pubblica istruzione Giuseppe De Sena sarà in visita alle scuole di Bono per un saluto agli studenti dall'istituto comprensorio del liceo scientifico al tecnico commerciale e all'istituto professionale per l'agricoltura. Poi andrà nella sede della comunità montana di Bono, dove parteciperà a una riunione con i dirigenti scolastici e i sindaci del Goceano. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Largo San Francesco. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. Dopo aver vinto nella scorsa stagione il campionato regionale WISP ed essersi classificati quarti assoluti in Italia, quest'anno la Gabetti Pallacanestro Alghero raddoppia. Nella stagione 2017-18, infatti, i rossi della Divina del Corallo metteranno in campo ben due prime squadre e per la prima volta affronteranno un campionato di federazione. Infatti, all'ormai storica formazione del torneo Open WISP, quest'anno la società alghese ha scelto di partecipare anche al campionato di promozione della FIP, Comitato Regionale Sardegna. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Vi ricordo subito alla fine del TG l'intervista al sindaco Mario Bruno a proposito del progetto Social Innovation Alghero e poi alle 14 manderemo in onda le interviste che abbiamo realizzato al centro residenziale anziani di Alghero in occasione di una piccola festa per gli ospiti del centro. Abbiamo sentito la presidente della nuova cooperativa sociosanitaria Seriana 2000 Maria Gina Carta e la coordinatrice assistente sociale Sara Mura. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domanda potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Che riguarda i giovani e l'impresa. Il posto fisso non è più garantito, abbiamo numeri impressionanti di giovani e non solo giovani disoccupati. La consulta dei giovani ha lavorato in questi anni per elaborare un progetto in collaborazione con un'associazione che si chiama Remundu e che ha già realizzato diverse scuole di innovazione sociale in Sardegna con grandi esperti a livello internazionale. Le imprese saranno selezionate, ci sarà la possibilità per chi ha le competenze e le attitudini per poter creare un'impresa, per avere una formazione adeguata, misurarsi con il mercato, trovare formule di innovazione sociale che garantiscano un lavoro stabile. Il percorso che gode del patrocinio della Fondazione di Sardegna, del Comune di Alghero, dell'Associazione Remundu, ma soprattutto un impegno formidabile dei nostri giovani, giovani per i giovani. È un progetto interessantissimo che va poi a confluire con altri progetti che stiamo cercando di avviare in città, l'Oasi,
soprattutto l'Itaus, finanziamento di 2 milioni e mezzo che è arrivato all'area di sviluppo industriale proprio per creare un incubatore di imprese. Il tema del lavoro è il tema principale per la nostra città, il comune non ha competenze particolari ma deve crearne i prerequisiti. Ora, questo progetto mi sembra interessantissimo, aperto a tutti per poter avere le competenze necessarie per creare un'impresa e poi consolidarsi nel mercato. Alghero TG Express, un TG veloce di 3 minuti con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico. Costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express. L'informazione quotidiana di Alghero Channel.